Buonasera, benvenuti al Palazzo del Trecento, palazzo che oggi si arricchisce ulteriormente per la presenza di due illustri trevigiani, il governatore più amato d'Italia, governatore del Veneto Luca Zaia, e il neo ministro della giustizia Carlo Nordio, oggi veste di amico. Grazie. Ringrazio l'amministrazione comunale di Treviso, in particolare il sindaco Mario Conte, per avermi dato la possibilità di organizzare l'incontro di oggi. Ringrazio le autorità civili e militari sui presenti e ringrazio in modo particolare e saluto due ragazzi che ci stanno aiutando, che vi hanno accolto, in fondo sono Davide e Benedetta. Io invito il sindaco, credo, per un saluto. Grazie per la vostra presenza, grazie anche a Marzia, facciamogli un applauso perché ha lavorato tanto nel suo evento, ministro delle Relazioni delle Istituzioni. Quando mi ha chiamato la Marzia, io gli ho detto: Marzia, chi mi porti stavolta? Zaia, no, è esagerato, tutti e due insieme. Eh sì, allora ci vuole il Salone di Trecento, e questo è il Salone delle Istituzioni, e mai come in questo momento lo abbiamo riempito delle maggiori istituzioni del nostro paese, dal Presidente della Regione al Ministro Nordio. Entrambi io rivolgo un saluto e un ringraziamento per il lavoro che fanno, ma entrambi li ringrazio perché tengono alta non solo la bandiera del Veneto, ma in questo caso anche la bandiera di Treviso, no? E lo fanno all'insegna dell'ottima amministrazione, della responsabilità e della credibilità, che è uno di quei valori che in questo momento magari viene un po' meno a livello politico. Qui invece abbiamo dei rappresentanti delle istituzioni e della politica che ci rappresentano nel migliore dei modi, soprattutto da un punto di vista valoriale. E quindi grazie di cuore per la vostra presenza qui oggi, grazie Presidente per aver scelto anche Treviso per la presentazione del tuo libro, in bocca al lupo per il futuro del Trevi. Cortesemente una fila corretta per evitare ammassamenti. Buon lavoro a tutti. Beh, buonasera a tutti, soprattutto alle autorità presenti, agli amici che ci ascoltano. E in particolare ringraziamento prima di tutto anch'io a Marzia, che ha organizzato questo evento, quasi un miracolo da parte sua, e basta con il ministro, al nostro amico Luca, cui ho presentato la volta precedente il primo libro e che mi ha onorato nell'invito di presentargli il secondo. Inutile, quasi banale, dire quanto sia per me una gioia esordire a Treviso assieme al mio amico Luca in un evento così amichevole e allo stesso tempo solenne. Treviso è la mia città, io sono nato a 300 metri da qui. È forse la prima volta che Treviso ha un ministro della giustizia e quindi buon tempo antico, buono poi non so se quanto, perché Treviso aveva
e la provincia erano zone depresse e povere, zone di emigrazione. Però in quella situazione, pur difficile, cresceva lo turismo e Treviso è diventata, assieme al nord-est, ma forse più della metà del nord-est, la provincia con maggiore, non vorrei nemmeno dire prodotto interno lordo, ma sicuramente con maggior voglia di fare, di produrre, di realizzare in tutti i settori, a cominciare e per finire con quello della solidarietà. Quindi la prima riflessione che io solleciterei all'amico Luca è proprio quella che riguarda la prima parte del suo libro, cioè si rievoca una situazione anni 70, primi anni 70, io ahimè, l'azione Edatis, ricordo quella quando ero piccolo degli anni 50, che era ancora più povera di quella che era la pandemia. Però questo cammino verso la ricchezza e verso parallelamente la solidarietà è esploso proprio in quegli anni. Ecco, la prima parte del libro è dedicata a questo, su questo mi piacerebbe sentire la riflessione. Sì, grazie. Intanto veramente un ringraziamento di cuore al ministro Carlo Nordio, cioè la prima sera che ti incrocio da ministro. E quindi fare una grande applauso. Gli abbiamo mandato il pezzo migliore, come si direbbe, no? Da poco dolore che parliamo di diretta. Vabbè, ma poi ho capito il sentimento. E dall'altro devo anche dire che tu rappresenti un po' il Veneto Pride, no? L'orgoglio Veneto. Ma è sul serio, anche perché comunque non è stato necessario che tu diventassi ministro, perché comunque avessi l'affetto di questa città, c'è sempre avuto l'affetto e la stima, per cui è comunque una sublimazione di quello che è stato un percorso, quindi noi siamo onorati di questo. Detto questo, grazie a te e grazie a tutti voi, mi scuso anche con coloro che restano in piedi, ma purtroppo qua cambia una legge, qua più di 100 persone non possono entrare, bisogna fare una modifica della legge. No, è tutto nuovo, cioè questo è stato distrutto dalla seconda guerra mondiale. E dall'altro un applauso a Marzia, a Francesca, a tutti i ragazzi che hanno lavorato, Marzia in particolar modo per l'ideatrice di questo incontro. Allora, venendo al libro, il libro intanto ha un titolo che sostanzialmente riprende una delle frasi che dico spesso, no? I pessimisti, anzi a dire la verità, io dico solo i pessimisti non fanno fortuna, ma l'editore dice guarda che non è stato tutto aggiunto sul titolo, allora i pessimisti non fanno fortuna, quindi ringrazio Massimo Editore, non so se c'è Luca De Michelis, ecco c'è, eccola lì. E dicevo qui il titolo, ringrazio Massimo, da questo il libro si articola, come diceva, accennava il ministro Nordio, si articola su nove capitoli e fondamentalmente la costruzione del libro è un ricordo diciamo, dell'infanzia e poi un tema. E i temi toccati sono molteplici perché si tocca il tema sicuramente del tema della guerra, il tema delle pari opportunità, i temi dell'ambiente, dello spreco alimentare e molto altro ancora. E poi anche i giovani. Questo titolo nasce dall'idea di dare comunque un significato, come si può dire, una proiezione a quello che è poi diciamo, il messaggio da dare ai ragazzi, che cioè di interrompere questa idea di far sempre, come si dice, come vorrei dire, una narrazione di un paese che va in malora, no? Che un paese nel quale non c'è futuro. Quindi partiamo dal presupposto che questa è una comunità che ha una persona di 5 che fa volontariato, e quindi volontariato è il tema del sociale è fuori diciamo dalla storia della nostra comunità. Molto spesso, lo ricordiamo spesso Carlo, il tema di questo aspetto sociale, il fatto che sono i semibrini per trapianti, i semibrini per donazioni, cioè sono tutti aspetti che poi a livello nazionale non vengono mai ricordati e sono aspetti comunque che caratterizzano la nostra comunità. Io non aggiungerei altro rispetto a questo tema, se poi voi che parliamo di qualche capitolo, vuol dire. No,
mentre parlavi stavo guardando questa frase che è molto significativa per quanto riguarda i giovani, perché si tende a prendere a modello alcuni paesi senza però trarne le dovute conseguenze, cioè se alcuni paesi girano meglio di quanto gira il nostro, questo è dovuto anche a un sistema normativo che è molto diverso. Perché gli stessi giovani, per poter decidere liberamente, devono avere presenti tutte le conseguenze delle loro scelte. Sono consapevoli, ad esempio, che in molti paesi invocati come modelli, tra cui gli Stati Uniti, si viene assunti e licenziati alla velocità della luce e non esistono alcuni di quelli che da noi si definiscono diritti acquisiti. Allora, la domanda è, cioè, se noi vogliamo prendere o imitare questi paesi, bisogna forse anche rivoluzionare un po' il nostro modo di pensare, non per quanto riguarda la solidarietà, ma per quanto riguarda le posizioni per costruire il privilegio. Guarda, questo è il capitolo che si intitola In un paese per giovani, no? E noi viviamo con la narrazione del fatto che i ragazzi qui non hanno futuro, che comunque devono fare la valigia, andare all'estero per trovare, diciamo, realizzati i loro progetti. Allora si parte dal presupposto, no? Il presupposto è che se tu vai per scelta, e quindi non per necessità all'estero, noi siamo convinti fino in fondo che devono essere, ad esempio, che hanno sostenuti quei ragazzi e quei progetti di vita di formazione all'estero. E come potrebbe farlo un paese? Ad esempio, facendo in modo che l'esperienza, diciamo, all'estero diventi parte, diciamo, integrante del processo di formazione e garantendo poi un'occupazione dignitosa al ritorno di questi ragazzi. Dall'altro però c'è anche chi va per necessità all'estero. Ricordo che nell'altro libro ho citato proprio in apertura di un capitolo Marco e Gloria, morti nella Grenfell Tower a Londra. E anche lì è una narrazione invece di chi va per necessità, di chi qui non riesce a trovare occupazione. Loro erano due giovani architetti venti, sono morti carbonizzati, la storia la conoscete benissimo. E quello è un altro aspetto dell'emigrazione. No? Si parla di nuova emigrazione, ad esempio con Confindustria del Veneto. Adesso io ho finanziato un progetto per valutare non solo quantitativamente questo dato, molto spesso, no, quando sentiamo parlare di fuga di cervelli e di emigrazione giovanile, ci viene detto ma gli iscritti all'AIRE quest'anno sono 18.000 in più, quindi uno dice beh, sono scappati tutti, no? La verità è che noi non abbiamo invece un rapporto qualitativo di questo fenomeno, non sappiamo che tipo di studio hanno questi ragazzi, non sappiamo dove vanno questi ragazzi, non sappiamo quanto vengono pagati questi ragazzi e soprattutto non sappiamo che occupazione, poi se è un'occupazione compatibile o no, perché tu puoi andare all'estero e fare, che so, ricerca applicata ad Harvard, ma puoi anche andare a lavare bicchieri in qualche ristorante sempre ad Harvard, cioè, e questo lo dobbiamo capire fino in fondo, cioè non è che possiamo prendere la suggestione. Dall'altro non è un paese per giovani perché se ci pensate il corpo elettorale oggi italiano, ovvero gli elettori italiani, sono rappresentati in misura assolutamente, direi, non così importante rispetto ai giovani, quindi i giovani non pesano dal punto di vista elettorale, e quindi questo è un paese che deve fare una scelta strategica, perché se segue il contratto sociale del Rousseau, e quindi il tema il popolo ti delega a rappresentarlo, e quindi ti toglie la delega quando non rappresenti più, tu devi capire che se è vero che la gran parte degli elettori sono adulti, vuol dire che i giovani non li deve rappresentare rispetto a questo. E questo è il male di questo paese, che però potrebbe diventare, ma anche dei paesi occidentali in generale, però potrebbe diventare non solo attrattivo rispetto ai nostri ragazzi, e questo lo scrivo in quel capitolo, ma potrebbe addirittura essere attrattivo rispetto ai giovani del mondo. Noi comunque abbiamo un valore unico che questo paese è il paese più bello del mondo. Noi siamo la regione più bella del paese più bello del mondo, questo siamo d'accordo. Anche la provincia. Allora, qual è il tema? Il tema di capire, faccio un esempio, uno potrebbe dire, vabbè, queste qua sono parole al vento, ma pensate solo al precariato. E il precariato si traduce magari in un affitto pagato con difficoltà da parte dei giovani coppie, di singolo, quello che sono, e noi magari potremmo con una garanzia statale fare in modo di trasformare queste rate d'affitto, che comunque volenti o nolenti dovranno essere pagate, in una rata di mutuo e quindi costruire un progetto di vita per questi ragazzi. E ancora, ci siamo mai chiesti una cosa,
noi siamo ossessionati, lo dico sempre in questo capitolo, ma c'è molta roba scritta rispetto ai giovani, siamo ossessionati giustamente dalle certificazioni green, no? Ormai tu non consumi più nulla che non sia green, che non sia sostenibile, la sostenibilità ambientale, l'acquisto deve essere sempre green, il packaging deve essere rispettoso dell'ambiente, ma poi alla fine perché non introduciamo da parte, il legislatore non introduce una certificazione di aria, cosa significa? Valutiamo la compatibilità, la sostenibilità delle scelte che facciamo come istituzioni rispetto al futuro dei ragazzi. Questo potrebbe assolutamente essere molto rappresentativo e farsi diventare attrattivi, perché noi i numeri ce li abbiamo per diventare attrattivi. Quindi da un lato la narrazione va vista fino in fondo nelle sue viscere e dall'altro incentivare delle politiche che siano assolutamente a sostegno di quello che è il futuro dei ragazzi. E questo non lo possiamo assolutamente, delegare ad altri a pensare che questa faccenda sia solo una faccenda da gente che ha tempo da perdere a fare in mezzo a fare discussione. Perché il problema reale è questo. Ecco, noi avete sentito e come si capisce bene leggendo il libro, il connotato più caratteristico sia del testo sia dell'operato del più amato dei governatori è la praticità, la pragmaticità, cioè l'abbandono o comunque trascurare ogni elemento teorico, astratto, metafisico e ideologico per affrontare concretamente quelli che sono i problemi, possono essere dei giovani, possono essere della sanità, possono essere, poi lo vedremo, fine vita, possono essere dell'immigrazione, possono anche essere quelli dei pubblici amministratori. Allora oggi, non so, forse avete letto su qualche giornale come il governo e soprattutto chi vi parla si è intenzionato a rivedere completamente i reati che riguardano i pubblici amministratori che creano quella che si chiama paura della firma, cioè paura di firmare. La domanda poi è avete veramente paura della firma? Ma sai, allora se io avessi avuto la paura della firma non avrei cambiato nulla. E che vuol dire che c'è la paura della firma? Nel senso che la firma è un grosso problema e i cittadini va assolutamente presentato questo problema. E voi giustamente, tu giustamente ne hai parlato prima con molta coerenza, lo sostieni nella tua attività di governo. E la pubblica amministrazione è fatta di scelte. Da un lato non abbiamo il supporto delle istituzioni dello Stato. Nel momento in cui ti trovi davanti a scelte pesanti, importanti, noi avremo ad esempio la necessità dell'istituzione dell'ufficio del parere, perché sia il parere autorevole che poi ti evita che ti arrivi la procura della Repubblica, tu ne sai qualcosa, piuttosto che la procura della Corte dei Conti. Quindi da un lato il parere preventivo oggi è ancora da cartavellina, nel senso che tu dici ma sai, io il parere alla procura dello Stato, quindi senti, vabbè, anche tu stai dicendo ma non sarebbe. Però noi amministratori, se partiamo dal presupposto che le cose le facciamo con onestà per la comunità, alla fine possiamo anche sbagliare, no? Avremo necessità che il nostro consulente, che nel pubblico non può essere il tuo commercialista, ma può essere solo un'istituzione dello Stato, ti dia una mano e ti accompagni. Dall'altro, non vi nego che l'altro problema nella paura della firma è riferito poi ai funzionari dell'amministrazione. Perché oggi c'è un piccolo giochetto che si fa, che non è più quello di andare alla procura della Repubblica. Magari qualche privato davanti a un funzionario che magari guadagna 1.000, 2.000, 3.000, 400 euro al mese, scarica una causa civile da milioni di euro di danni, che è ovvio che paralizza tutta la macchina. Noi è accaduto in passato questo. Quindi è fondamentale che ci sia chiarezza rispetto a questo. Dopodiché, se ci riferiamo all'abuso d'ufficio, questi sono dati che tu conosci molto meglio di tutti noi, io immagino che ho fatto 100 di abusi d'ufficio ipotizzati, non so quanto tempo, quanti soldi spendiamo per nulla, quanti saranno, più o meno quelli che hanno a buon fine del tempo. A buon fine inteso come condanna. Come condanna, le statistiche dicono il 9%, in realtà sono meno, perché sono in questi
che altri reato è associato ad altri e quindi si fa una specie di dubbio, ma abuso in quanto tale da solo secondo me sono meno del 3%, anche perché se si fa, se un sindaco o un amministratore commette un abuso di ufficio, generalmente non lo commette per il piacere di fare un abuso, così come non si falsifica un testamento per il piacere di falsificarlo, lo si fa per lucrare una indebita eredità. E chi fa un commento in abuso di ufficio in genere ha in mente una utilità ulteriore collegata all'abuso di ufficio, allora scatta il reato di corruzione. Questa è la ragione per cui l'eliminazione del reato di abuso di ufficio non costituirebbe un po' un omicidio di tutela, ma questo è un argomento che sarà affrontato in queste diversi. Lasciando perdere anche però, ecco, sì, però voi avete paura non tanto della condanna, quanto di sopra. È ovvio, cioè, perché poi tu vedi sui giornali con l'avviso di garanzia che i cittadini, cioè, giustamente vengono informati del fatto che il tuo sindaco piuttosto che il tuo presidente di regione è oggetto di avviso di garanzia, poi dal tuo mondo arriva questa risposta, ma è solo un avviso di garanzia? Cioè, sì, vabbè, ho capito che parlo di avviso di garanzia, però... Dopo ti parlo su questo, allora, tecnicamente parlando si chiama informazione di garanzia. E il professor Filic una volta, il mio predecessore tra l'altro, ministro della giustizia anni fa, disse che più che una informazione di garanzia era la garanzia di informazione. Cioè tu eri sicuro che il giorno dopo saresti venuto sui giornali e i tuoi nemici, i tuoi amici avrebbero cercato di farti fuori. Sì, questo è la vita del processo mediatico, no? Purtroppo il processo ormai si servono più sui giornali che nei tribunali e la pubblica amministrazione ha questo problema. Io resto convinto di una cosa, cioè dopodiché c'è qualcuno che dice ma è un privilegio. Io penso che un amministratore sindaco di una città come Treviso, quanti abitanti abbiamo? 86.000 oggi, abbia diritto di dimostrare ai suoi cittadini che ha avuto una condotta onesta davanti a una contestazione. Non è che gli altri, il singolo cittadino non ce l'abbia in qualche misura questo diritto, ma è pur vero che il sindaco dovrà, in attesa del giudizio, amministrare quella città. Io penso che anche un percorso, diciamo, agevolato per i pubblici amministratori dovrebbe essere portato avanti. E io mi metto nei panni del governatore del Veneto, perché se entra un avviso di garanzia, deve continuare a amministrare, fare scelte importanti che sono pesanti. E dall'altra parte, dalla barricata, tu hai un'assemblea dei soci che sono i cittadini, scusa, ma vogliamo capire se sei nelle condizioni di fare queste scelte o no. Quindi, l'idea è quella che ci possa essere, diciamo, non dico un tribunale speciale, ma comunque un percorso preferenziale che si potesse creare. Poi io non so se questo è sostenibile anche dal punto di vista costituzionale, perché alcuni cittadini sono tutti uguali, però è pur vero che come esiste il tribunale dei ministri, potremmo anche pensare a qualcosa dedicato agli amministratori che dicono che mi contesta in Europa, domani mattina sono in procura e voglio dare subito la mia passione, infatti. Non attendere addirittura di essere ascoltati per mesi, perché poi abbiamo anche questo che qualcuno poi utilizza bene anche questi strumenti. Sì, vorrei che specificare che questo particolare interesse mio per questo tipo di reati non è che derivi tanto o soltanto da una sensibilità nei confronti dei pubblici amministratori. Deriva proprio da ragioni pratiche, così ho detto prima che il pragmatismo orienta il testo di Luca, qui è un pragmatismo che ci dovrebbe orientare verso questa modifica radicale di questi reati. Perché? Perché il rallentamento della pubblica amministrazione dovuto alla presenza di questa intimidazione che è l'azione penale ha un costo economico enorme, cioè il cittadino che si presenta al sindaco, al governatore, al funzionario per chiedere un determinato provvedimento, cui magari ha diritto, si vede di fronte a un muro di gomma che non è tanto determinato, come si diceva una volta, dalla richiesta di Mazzetta, è determinato dalla paura che ha quel suo interlocutore di non solo di sbagliare, ma di commettere un atto che domani mi possa costare appunto l'informazione di garanzia. Per cui questo rallentamento è un rallentamento economico, industriale, è etico anche se vogliamo.
vogliamo, è, quindi ha, una, ha un costo sociale ed è grandissimo. Vabbè, parlando della... Scusa, però questo, perdonami, aggiungiamoci, perché è bene dirlo fino in fondo, il traffico di influenze che è tradotto per gli amministratori è che il telefono tu non lo puoi più utilizzare neanche per dire, se chiami il prete, dici guarda, ho trovato una persona che è senza, senza dimora, potresti aiutarlo? Cioè tu non sai mai dove finire una telefonata del genere. Sembra un assurdo, ma è così, il traffico di influenze lo dovete eliminare. Allora, però qui menzione il diritto penale, però... No, ma i 25 lettori che appunto leggevano, scusate, le Udiati, che leggevano i miei articoli ben prima che fossi candidato e assumessi questa alta carica, sanno bene che ho definito questo reato evanescente. È un reato che manca, e adesso mi esprimo in termini tecnici, di tipicità e passabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che dice tutto il contrario di tutto. Quindi che comunque debba essere quantomeno rimodulato è una certezza che io posso adesso assicurare ai pubblici amministratori. Allora, dopo aver parlato di giustizia, sapete che i beni fondamentali della persona sono da un lato la libertà e l'onore, sui quali appunto incide la giustizia, ma prima di tutto c'è la salute. E quindi noi abbiamo due argomenti qui eventualmente da trattare. Il primo è quasi scontato, cioè che la sanità veneta funziona e funziona bene e ha alcune eccellenze che si vengono invidiate praticamente dal mondo. L'altro aspetto, sul quale però piacerebbe che si soffermasse Luca, anche perché ne parla il libro ed è un argomento molto delicato, è quello del cosiddetto fine vita, cioè, si sanno, della domanda o della risposta a questa domanda, prima teorica e poi pratica, a chi appartiene la vita dell'individuo. E quindi se l'individuo, se il cittadino, se la persona abbia a un certo punto di decidere per conto suo senza dover essere vincolato o dalla legge penale o da altre normative eterogenee. Allora, è un capitolo estremamente affascinante, se vogliamo anche abbastanza spregiudicato, perché è un argomento così tabù, quello di cui stiamo parlando, che molti non hanno il coraggio di affrontare in termini chiari e si rifugiano dietro delle formule abbastanza latine, abbastanza astratte. Ecco, qui invece il vocabolario è chiaro. Sì, si è pregiudicato sicuramente, ci ho pensato più volte, cioè, ho pensato più volte a questo capitolo. Devo dire che la dottoressa Bassetti, che quindi Massimo è però un capitolo alto, effettivamente si va a toccare un tema che tu peraltro conosci bene perché fai ancora parte del comitato. No, sono di messo. È un tema delicatissimo, no? Peraltro la frase che viene riportata nella fascetta, la politica deve garantire la libertà e non limitare la libertà, è una frase che viene appunto a pennello rispetto a quel capitolo. Libera scelta e libero Stato, sì. Ma io ho avuto modo di ricordare in questo capitolo innanzitutto la vicenda che ho conosciuto da vicino, che è stata quella di Eluana Englaro. Quando Eluana morì, io ero ministro. Il Parlamento, tra l'altro, si stava interrogando sulla vicenda di Eluana Englaro, ma fu un tribunale poi a decidere la sospensione dell'alimentazione. Dall'altro, nel libro, e quindi nel capitolo, cito anche la storia della signora Elena, la signora di Mestre, che è andata accompagnata da Marco Cappato in Svizzera per il suicidio assistito. E infine un incontro che ho fatto, Stefano Gerber, sono andato a fargli visita a casa. Stefano è un signore di 50 anni, di Bassano, è diventato famoso
per una vicenda che comunque è unica. Lui vive dall'età di 15 anni su una sedia a rotelle con un respiratore, ha una malattia genetica che ha colpito sia lui che la sorella che vive in casa con lui, vivono da soli, ha colpito sua mamma e anche sua nonna, quindi di linea materna. Stefano ha avuto l'autorizzazione del nostro comitato etico di Bassano, della ULS, ha avuto l'autorizzazione sul suicidio assistito. Nel libro che io scrivo, Stefano ama la vita. Stefano non vuole morire. Però Stefano dice, e che è cosa che dice anche nel 2019 la Corte Costituzionale, Stefano dice, ha avuto tutte le cure, ha avuto, ecco quello che deve fare il pubblico, garantire tutte le cure, le massime cure a questo tipo di malati, malati terminali, garantita tutta l'assistenza psicologica, garantito anche tutto quello che rappresenta l'aspetto economico e poi garantito il fatto che non ci siano pressioni psicologiche soprattutto o altre deviazioni rispetto a questo, Stefano dice, se mai un giorno capiterà che mi trovo davanti a una via di non ritorno estrema, di sofferenza, voglio avere l'opportunità di premere il pulsante, perché tale c'è un pulsante da premere con un'attrezzatura. Però Stefano non vuole mai arrivare lì. Per dire banalmente, come quando noi andiamo a fare la casa di vita a Carlo, e cari signori, e quando tu fai la casa di vita all'anagrafe ti dicono la fatidica domanda, vuole donare gli organi? Io ho detto di sì, moltissimi di noi dicono di sì, ma non è che sperando di morire per poter donare gli organi. Anche questa è una previsione, qualora capitasse, allora io penso che noi dobbiamo garantire questa libera scelta, è uno stato liberale, la libera scelta deve essere rispettata. Mi rendo conto che sono degli aspetti etici, degli aspetti assolutamente che sono delicatissimi, però è pur vero che il rispetto della scelta personale, se è libera, diciamo, è cosciente, non diciamo, alimentata da fattori esterni, deve essere rispettata fino in fondo. Il capitolo poi tratta dei ricordi personali, parla del passato, parla di quello che era la sofferenza negli ospedali una volta. Oggi, ad esempio, non lo si dice mai, ma lo possiamo anche ricordare diciamo, con molto rispetto. Le cure palliative una volta esistevano praticamente, erano inesistenti. E quindi la sofferenza, molti si ricorderanno che gli ospedali 40-50 anni fa avevano una caratteristica, si sentivano i lamenti dei malati. Oggi le cure palliative sono assolutamente di altissimo livello. Però anche qui se volessimo fare una riflessione, che è una riflessione che si pongono sempre i comitati etici, è quella ad esempio di sapere fino in fondo che il dosaggio di alcuni farmaci avvicina o allontana di più il momento della morte. E questo lo devo dire. Quindi comunque noi ci troviamo sempre davanti a delle scelte. Questo è un paese che deve affrontare questi temi, non li deve lasciare relegati a una parte politica che discute, discute, discute. Questi sono temi che hanno trasversalità, non hanno colore politico, devono essere rispettosi delle idee di tutti, però alla fine c'è un paziente e la sua condizione di vita e noi dobbiamo rispettare. Adesso Luca se lo spiegherà meglio.
impressionante di extracomunitari che si sono perfettamente inseriti. Altra cosa però è un flusso disordinato, continuo, ininterrotto e ambiguo di persone che non vengono selezionate per lavorare, ma non fanno nemmeno la richiesta di asilo. L'altro giorno io ero a Parigi assieme con il mio omologo, il ministro della giustizia francese, quale ricordava che loro avevano ricevuto quest'anno più di 90.000 richieste di asilo, noi ne avevamo molte di meno. Diplomaticamente non ho risposto che noi ne avevamo molti di meno perché da noi non fanno le richieste di asilo. Arrivano molti migranti clandestinamente di notte sui barconi, si sparpagliano per il paese e poi li ritroviamo magari costretti addirittura a delinquere perché non avendo mezzi di sussistenza non trovano altro sistema che darsi alla illegalità. Ecco, il mio libro affronta questo problema anche qui con grande pragmaticità, perché si confonde spesso il bisogno reale che noi abbiamo anche di un'immigrazione controllata con un'accoglienza che sia disordinata, che sia senza una programmazione. Sì, ma rispetto a questo tema, presto detto, senza poi svelare tutto quello che c'è nel capitolo, possiamo fare una sintesi e alcune considerazioni. La sintesi è che noi siamo davanti a un fenomeno immigratorio importante. L'ultimo anno ci dà questi dati, 90.000 migranti arrivati via mare, altri più o meno 20.000 via terra alla rotta balcanica, ma contati male perché via terra è difficile avere una dimensione di quanti ingressi ci siano stati, e altri 160.000 ucraini scappati dalla morte e dalla guerra. Quindi è una questione che fra l'altro viene posta anche dall'attuale governo corretta, che è quella della sostenibilità dell'accoglienza. Se siamo così preoccupati, diciamo, della dignità umana, noi dobbiamo riconoscere che se tu dai disponibilità ad ospitare a casa tua dei migranti, a un certo punto devi dire a chi te li accompagna, fermati perché non ci stanno più. Ecco, noi siamo in questa condizione. Abbiamo superato i livelli di sostenibilità. Quanti sono i migranti? Sono più o meno il 10% della popolazione italiana, in Veneto ne abbiamo almeno 550.000, si sono, come dicevi Carlo, integrati a un progetto di vita, amano il Veneto, e peraltro noi, diciamolo anche con orgoglio, i dati nazionali dicono che il modello migliore di integrazione è proprio qui in Veneto, dove comunque abbiamo investito su questo. Dall'altro è innegabile che abbiamo un confine, che è quello di Lampedusa nel Mediterraneo, che viene percepito dall'Europa come confine dell'Italia, invece confine. Ed è altrettanto innegabile che l'atteggiamento dei nostri partners europei e dell'Europa nel suo complesso è un atteggiamento assolutamente di scaricabarile ed è evidente che non si stanno occupando del problema, cioè il problema è un problema italiano. Nel libro ovviamente si parla di quello che era il nostro rapporto con gli immigrati, parlo del primo immigrato di colore che ho visto, questa è tutta la parte molto, diciamo, di narrativa che io lo considero anche piacevole per arrivare all'argomento e poi diventa crudo nella sua trattazione se volete, però ne viene fuori le difficoltà di un paese che non è che ha rinunciato all'accoglienza. Noi la conosciamo, la solidarietà, la conosciamo fino in fondo perché fa parte di una comunità che ha le sue radici cristiane, no? Che poi uno sia credente o non credente. Comunque la nostra comunità, la nostra cultura è bandita da queste radici, la solidarietà, la compassione, no? Siamo i primi per donazioni economiche, per esempio. Siamo sempre pronti a comprare un pezzo di pane per chi non ce l'ha. Però è pur vero che oggi noi dobbiamo sicuramente fare la voce grossa rispetto a quello che sta accadendo. Per noi non è più sostenibile. Ovviamente nel capitolo viene fatto anche un grande raffronto rispetto a quello che era il passato, il nostro rapporto in passato con l'immigrazione, che è un rapporto molto più naturale, meno condizionato dagli eventi, e anche si evidenzia nel capitolo anche un'evoluzione che c'è stata nella popolazione. Cioè, noi se da un lato abbiamo
gli immigrati che si sono ben integrati, dall'altro abbiamo una popolazione carceraria che è sovradimensionata rispetto agli immigrati e rispetto alla loro componente nella società. Quindi questo è un dato che si fa riflettere, è un dato che comunque ci dice anche che siamo in un paese nel quale magari più certezza della pena e meno discorsi ci servirebbero, perché poi il cittadino che cos'è? Non apre più la sua porta di casa quando qualcuno suona il campanello, perché ha paura poi di andare solo incontro a problemi e non avere comunque dall'altro la tutela di quello che è poi nel rapporto e quello che accade, che accadrà nel rapporto, diciamo, che potrà avere, diciamo, con lo straniero. In soldoni questa è una brevissima sintesi del capitolo. Però è pur vero che noi dobbiamo assolutamente continuare con la linea del blocco degli sbarchi, di puntare a un'accoglienza che sia un'accoglienza che abbia un suo dimensionamento, perché chi viene qui deve avere anche la dignità dell'accoglienza. Guardate che tutti gli immigrati che arrivano nel nostro territorio, non tutti, la stragrande maggioranza, per la stragrande maggioranza noi poi non sappiamo nulla di che fine fanno, dove vanno, come vivono, eccetera. E dall'altro ne abbiamo circa 100.000 di fissi all'anno che sosteniamo nella vita di ogni giorno. Noi spendiamo circa 1.400.000.000 di euro all'anno per il sostentamento di 100.000 persone che sono arrivate qui. Le riallocazioni non funzionano, perché il tuo collega francese si è dimenticato di dire che doveva riallocare e prendersi in carico dei cittadini immigrati arrivati in Italia, ma poi i risultati sono, si dice oggi, di una trentina di riallocazioni, mi sembra 32 riallocazioni con la Francia. Una Francia peraltro, purtroppo sono di vita, non credo i cittadini internazionali o diplomatici ad alti livelli, una Francia peraltro che ha questo mal costume di gestire a singhiozzo Schengen, quando le conviene tiene aperte le frontiere, quando vede che ci possono essere problemi a Ventimiglia le chiude, è arrivata addirittura a chiudere anche con il coronavirus, convinta del fatto che chiudere Schengen e sospendere Schengen nel 2020 avesse potuto fermare il virus è arrivato anche da loro poi alla fine. Allora, un'altra cosa che mi ha affascinato è un'altra demolizione, un altro preconcetto che ha radici anche diverse da quelle che sono le nostre culture illuministiche, cioè che la ricchezza sia una sorta di sterco del diavolo e che vi sia da un lato molta invidia verso chi, rispettando la legge e pagando le tasse, ha acquisito ricchezza, dimenticando che prima di poter essere distribuita la ricchezza l'ha creata e che senza ricchezza, senza investimento, senza il cosiddetto famigerato capitalismo non ci sarebbe neanche il lavoro. È una parte, questa si trova verso la fine del libro, ma da un punto di vista economico e anche sociale direi che è una parte centrale, perché il Veneto, abbiamo già detto tante volte, è uscito da una situazione di gravissima povertà e depressione, è balzato in pochi anni alla vetta della produzione industriale, commerciale, finanziaria, italiana, vuol dire europea, quindi mondiale, e però qualcosa è rimasto di questo pregiudizio, e cioè, insomma, chi è ricco forse la ricchezza non se la sia meritata, a differenza dei paesi di origine calvinista, dove il successo anche economico è visto come una sorta di predestinazione agostiniana e di predilezione divina. Ecco, noi diciamo che ragioniamo in modo contrario. Questo è un capitolo, secondo me, che andrebbe discusso molto a fondo e non soltanto qui. Sì, questo è l'ultimo capitolo, è per il nuovo patto sociale, no? Viene definito così. Io non cito Sant'Agostino, ma cito Indro Montanelli. Indro Montanelli diceva che se negli Stati Uniti
tu hai una bella macchina sportiva, tutti si rimboccano le maniche per comprarsi l'auto sportiva, in Italia rimboccano le gomme. E questa è la sintesi di questo capitolo, un capitolo che sostanzialmente solleva un tema che è una riforma, forse la prima riforma che deve fare il nostro paese come culturale, nell'approccio, no? E evito di scomodare i principi della macroeconomia, ma per dire cosa? Per dire che il tema è riferito alla ricchezza, il fatto che in questo paese, diciamo, si alimenta quotidianamente, diciamo, il conflitto sociale, l'odio sociale rispetto a chi produce, è un tema che ci porta assolutamente all'oblio. Ci porta all'oblio perché comunque è un paese che rischia di non crescere più. Ci porta all'oblio perché questo è un paese che rischia di non essere più attrattivo per i capitali stranieri, perché tu non andresti mai a investire in un luogo nel quale comunque sai che la cultura imperante è quella di pensare che chi tu dici sterco del diavolo, io dico fondamentalmente una cultura imperante che odia chi produce ricchezza. Ed è assolutamente va contro tutti i principi di crescita del paese. Poi si parla di conflitto sociale perché è fondamentale che su alcune tematiche di questo capitolo, dico, è fondamentale che ci sia una no-fly zone, ci siano comunque al di là delle appartenenze politiche che si decida comunque, come magari avviene negli Stati Uniti, è difficile sentir dire il giorno dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, alla nomina del Presidente del Consiglio, come accade negli Stati Uniti. Anche il mio presidente, o lei anche la mia presidente, ha iniziato a fare l'opposizione il giorno prima della nomina. E penso che questo non sia un bel biglietto dell'interno del paese. E, sì, siamo la culla della cultura, ma lo siamo al punto tale che noi abbiamo sublimato talmente tanto questo aspetto che è uno dei fattori limitanti della crescita. È ormai evidente, ma soprattutto rischiamo di alimentarlo ancora di più e creare quello che in un momento tragico come questo, perché noi siamo in un momento, lo dico nell'introduzione, come diceva Nassim Nicholas Taleb, che scrisse Il Cigno Nero, siamo in un momento storico particolarissimo, noi abbiamo due cigni, il Covid, dopo 24 mesi esatti, perché uno scarto di qualche ora, la guerra. Quindi due cigni neri in un momento storico così ravvicinato non ci sono mai stati nella storia. E proprio per questo un momento storico che dovrebbe prevedere coesione sociale, definizione degli obiettivi della comunità che siano comuni, disponibilità a fare sacrifici, il tema ovviamente delle grandi riforme. E quindi noi in questo momento storico possiamo decidere se chiudere un momento storico nell'anonimato, perché questo è il grande spartiacque per questo governo, chiuderlo nell'anonimato o dar vita a una nuova era glaciale. Io penso che noi dobbiamo dare vita, si debba dare vita a una nuova democrazia. Poiché nulla era organizzato, ecco, prima, né le domande né le risposte nei tempi. Non so quanto tempo abbiamo, a parte la vostra gentile pazienza, signor Liberale. Ovviamente al protagonista della serata. Vorrei fare una domanda banalissima, buongiorno Presidente. Buongiorno, banalissima. A quando è previsto il terzo libro? E su quale argomento? No, perché ormai li ha tutti pronti e come dire, e ci sorprende, ma non troppo, perché pensiamo già a un terzo libro e vedremo magari il ministro Carlo Nordio. Al maiore presidente della Repubblica che era stato, come dire, ecco. Grazie. Non c'è nessun libro in programma. Di certo Marsilio mi ha chiesto di valutare di pubblicare quello che mi piace, no? Perché ho parlato in una intervista del Corriere della Sera di un libro che ho scritto appena, che ce l'ho ancora, del 1987, di un viaggio fatto in Spagna, che viaggio da 18 anni, oggi a 18 anni non si va in Spagna in macchina, si fa 3.300 km con Mariana. Allora sì, adesso siccome un biglietto poco costa e riesce ad andare molto più distante spendendo molto di meno. Ed è un viaggio, adesso non voglio dire un'esagerazione, tieni duro, ma potrebbe essere un po' un fare il viaggio di vetta, non fatto da un diciottenne che non ha mai visto il mondo e si meraviglia nel vedere il mondo. Ovviamente con delle riflessioni che potrebbero
essere scritto in età adulta, in estate in un racconto di un adolescente, quindi potrebbe venire fuori una bella storia. Però non so, queste sono le idee di Marsilio. Prego, grazie. Prego. Comunque volevo dire che non ho scritto solo questi due, è il quarto libro, questo io ho scritto anche con le scarpe sporche di terra e Adottare la terra. E Adottare la terra, Marsilio mi permetterà di dirlo, è del 2009, è edito da Mondadori. E in quel libro si parla di sovranità alimentare, quindi non è una notizia di oggi, si parla della multinazionale dei contadini, si parla dell'OGM free, si parla di sostenibilità ambientale, si parla di api, si parla di un sacco di argomenti che oggi si fanno, sono molto fashion, no? Sono molto alla moda. Però allora, quando lo scrissi, penso debba aver venduto 3.000 copie o 2.000 copie, forse non se l'ha comprata nessuno. Tutti ricorderanno che Luca è stato un grandissimo ministro dell'agricoltura. Primo Trevigiano, ma quello di Trevigiano. Pasti al giorno che potremmo fornire, quindi
andiamo in discarica 600.000 pasti al giorno, ma pasti al giorno vuol dire colazione, pranzo e cena. Se lo volessimo moltiplicare per 3, 6, 12, 18. E gli sprechi dove nascono? Nascono intanto dal frigorifero, che è la tomba di famiglia diventata, no? Dove il cibo scade, dove il cibo diventa radiato, dove comunque ci si dimentica di molte derrate alimentari. E la grande discussione sui sprechi alimentari è una discussione che sarà sempre più evidente, perché non è che possiamo essere sempre attenti alla sostenibilità e poi continuare a sprecare cibo. Pretendiamo di andare nei punti vendita e trovare la frutta, la verdura ancora con la gocciolina di rugiada, bella colorata, non compreremo mai più sia, diciamo, frutta o diciamo, ortaggi che possono essere avere dei difetti, diciamo. E quindi chiediamo la perfezione si traduce in spreco alimentare. Qui in questo capitolo si introduce il tema degli sprechi, salvaguardare gli sprechi, l'introduzione ad esempio una legge dell'obbligo della doggy bag, cioè noi ancora oggi andiamo al ristorante e tutto quello che resta nei vassoi, nei piatti, diciamo fino in fondo, non ci vergogniamo di fare un pacchetto portarlo a casa. Infatti ci... Bravo signora. E allora cosa accade? Accade che nel libro ricordo, questo ve lo posso dire, ricordo i matrimoni di quando ero bambina, dove le signore più anziane aprivano la borsa e svuotavano il piatto nella borsa. E accadeva così, era la prima forma di doggy bag. E quindi, come accade in altri paesi, renderlo obbligatorio per legge sarebbe un bel segnale, non solo per recuperare quel cibo che inevitabilmente per la HACCP, per tutta una serie di norme, diciamo sanitarie, il ristoratore è obbligato a mandare in pattumiera, ma comunque sarebbe un salto culturale per un paese che oggi ancora non è pronto questo salto culturale. Del resto vi metto noi nell'abbondanza di materie prime, nell'agroalimentare. Noi l'agricoltura italiana produce circa 4.500 prodotti tipici, quella trevigiana, quella veneta 3.350, scusate, avendo noi l'opulenza, no? Cioè, una familiarità con il cibo che in altri paesi non c'è, soprattutto in quella parte del mondo dove si muore ancora di fame, muoiono almeno 80 milioni di bambini all'anno di fame. Ecco, allora forse varrebbe la pena di questo salto culturale farlo magari con una legge. Se ti fai portavoce di una legge obbligatoria per il doggy bag, risolveremo un sacco di problemi. Tante volte può essere anche una
uno spunto per una riflessione sulle difficoltà della vita di superare, no? Ritengo che alla sera fare un passo indietro per poi fare un balzo più forte. E quindi non sempre il pessimismo è una negatività se poi riesce a convertirsi in una voglia di fare. Però resta di fare, questa voglia di fare deve esserci e su questo il messaggio del nostro Luca è chiarissimo ed è di grandissimo ottimismo e buona volontà. Piacerebbe che tu registrassi nel momento finale per dare anche una voce di speranza a questi due cigni neri che hanno oscurato questi giorni, anzi questo inverno del nostro scontento, questi due inverni del nostro scontento, tra la pandemia e la guerra, dare un messaggio che fosse di incoraggiamento, di speranza e di ottimismo. Ma guarda, io potrei dire che la storia dei Veneti è questa, no? Prima un giornalista mi chiedeva, ma i Veneti sono pessimisti? Io ho risposto, ma i Veneti non sono in malavoglia, non sono degli insegnanti, no? E noi l'abbiamo dimostrato con la nostra storia, solo i pessimisti non fanno fortuna. E potremmo aggiungerci anche un'altra frase, dopo la pioggia arriva sempre il sereno. Ed è la storia di molte vicende imprenditoriali, vicende familiari. Pensate che questa è una comunità che ha conosciuto due grandi flussi migratori. Cioè noi non eravamo così. Non eravamo la comunità delle 600.000 partite IVA, della seconda comunità in Italia per PIL, 180 miliardi di PIL. Non eravamo la comunità conosciuta in tutto il mondo, globalizzata come quella di oggi. Era una comunità che ha conosciuto un grande flusso migratorio fino all'800, che ha disseminato veneti in America Latina, in Australia, in altre località, e poi dopo la seconda guerra mondiale, altro flusso migratorio importante, Massinel, ma ancora Svizzera, Francia, Belgio e così via. Per dire cosa? Per dire che comunque siamo riusciti a riscattarci. Siamo riusciti a fare questo percorso e lo abbiamo fatto dimostrando che la tenacia, la determinazione e la grinta, qualcuno dice anche il talento, ma il talento non basta. Non basta il talento, cioè ci vuole anche determinazione e anche applicarsi, perché trovo spesso persone che dicono ma io non ho il talento. Però se una persona ha il talento per suonare il violino, no? Ma non si esercita mai, rischierà di essere superata di ce n'ha di meno di questo talento, ma magari si esercita tutti i giorni. Quindi per tutti è possibile raggiungere la meta. Ovviamente chi ha meno talento dovrà spingere di più, ma alla fine ci si arriva. Guarda, ci sono delle storie dei nostri imprenditori che sono uniche. Sono assolutamente uniche, di forza di volontà e di determinazione. E penso che questo debba servire anche ai giovani, no? I pessimisti non fanno fortuna. E i ragazzi molto spesso tu li incontri e sono bombardati da notizie negative. Faccio un esempio, nel 1992 c'è stata una grossa crisi economica in questo paese, 91-92. In quegli anni, peraltro gli anni della terza storm, della guerra del Golfo, in quegli anni nessuno informava gli italiani del fatto che avevamo uno spread a 600 punti. Ma ne siamo venuti fuori. Allora dico, ai ragazzi dico cosa? Dico che il mondo non si ferma, che continuerà la crescita e che il ministro della giustizia che c'è oggi, il presidente della regione che c'è oggi, il presidente dell'università, il rettore dell'università, il primario dell'ospedale, il sindaco dell'ospedale di Treviso, piuttosto che tutto quello che c'è oggi, che vengono considerate cariche apicali, ma condizioni sociali apicali, saranno occupati da diciottenni, da ventenni, che oggi ignari, studiano, si applicano e arriveranno all'obiettivo. Noi non possiamo continuare a legittimare questa narrazione ai giovani che tutto è finito. Guardate, cito un ultimo esempio, avevo un collaboratore, Carlo, che ho assunto nello staff perché aveva avuto una borsa di studio, si è laureato bene e a un certo punto mi fa, era stipendiato in maniera dignitosa, a un certo punto mi fa, guarda, io mi licenzio, giovane, vabbè, si licenzia e via, è giusto fare nuove esperienze. Dopo un anno, un giornale locale fa un'apertura a 9 colonne, la fuga dei cervelli, e vedo il mio collaboratore
con la mozzarella in mano, in Nuova Zelanda. Ma la storia vera è di una persona che ha deciso di affrontare un nuovo progetto di vita e ce l'ha nel mondo. Però tutti quei ragazzi che hanno letto quell'articolo hanno detto: qua non c'è più futuro. Se uno che è laureato con la borsa di studio e tutto deve ridursi ad andare in Nuova Zelanda a fare il casaro, però vuol dire che qua non funziona più nulla. E quindi anche nella comunicazione dobbiamo stare attenti. Avevamo una responsabilità quando parliamo ai giovani. E ai giovani non possiamo, ripeto, dare come per persa ogni battaglia in questo paese. Perché cioè, è evidente che vanno a perdere poi all'estero. Il che non vuol dire che all'estero non bisogna andarci, ma bisogna andarci per scelta e non perché spinti in continuazione. Grazie ancora a Carlo per la disponibilità. Quindi per una volta, se mai ci sarà un terzo di prenoto. Il mio scrittore è lui, poi mi trovare. Abbiamo terminato anche per stare nei tempi, perché, come è stato detto prima, adesso il presidente Luca Zaia si fermerà per il cosiddetto film libro e quindi tra l'altro anche il mio senza verica, quindi e ringrazio tutti, buona serata. Grazie.